Dal 2010 abbiamo iniziato presso la nostra sede i laboratori di make-up con la forza del sorriso. Sono un'esperienza molto positiva per le donne, si tratta di laboratori al quali partecipano 6-7 persone gestiti da un estetista e sono veramente un momento di condivisione positiva. Generalmente le donne quando scoprono di avere un tumore condividono con le altre donne solo momenti negativi, momenti di terapia, e questo invece vuole essere proprio un momento di svago. Una condivisione positiva con delle persone con le quali si ha un substrato comune, ma senza la necessità di parlare di questo, della malattia, con la voglia di divertirsi, perché molte volte non si capisce che anche le persone, anche quando sono malate, hanno voglia di momenti positivi, hanno bisogno di momenti positivi, e quindi questa è la cosa forse più importante. E dal 2010 ad oggi facciamo circa un 12-13 laboratori l'anno, e quindi abbiamo coinvolto già un 400 persone a Roma. Il progetto è un progetto internazionale, ma su Roma già abbiamo coinvolto 400 persone, e le persone sono veramente, anche quando arrivano con grande diffidenza, perché delle volte arrivano con diffidenza perché pensano che sia un momento di svago, in un momento tanto doloroso, tanto faticoso, sia una cosa poco seria. E invece poi si accorgono di quanto sia benefica questa attività e quanto sia benefico passare un momento positivo insieme.